Qui a Piazza Internagnuolo che stiamo per partire a la scoperta di nuove terre. Ecco, la puttanata di oggi è questa, la scoperta di nuove terre. Parla come si deve. Ok, parlo come si deve. Questa è la mia lingua originale, non posso farci niente. E stiamo partendo per Santa Maria Maddalena, che è una chiesetta in chiulo al mondo. Voglio che parli più forte. Cosa? Parla più forte, non si sente niente se sei in bici. Bene, allora, stiamo andando a Santa Maria Maddalena, che è un posto, una chiesetta in culo al mondo, che vede giù tutta Terragnolo. E quindi, porca troia, caldo, di nuovo. Perché cambia che adesso c'è la salita? Beh, fa lo stesso. E andiamo su e adesso, dopo farò un... qua... Beh, chi se ne frega, stiamo andando a depositare le bici perché da quel sentiero è impossibile andare su. Neanche Tony Cheroli con la moto non ci va su. Beh, salita. Sì, dai. Un cambio più duro non si poteva. Le depositiamo a casa del mio amico qua dietro. Stai prendendo. Anche io sono troppo vecchio, sto per dirlo io. Tanto sto pezzo lo taglio, quindi... Devo stare qui. Allora, dentro la vicino al garage. Metti, parcheggiala qui. Siamo qua a casa del mio amico. Con una porta blindata, non so quanto, tipo... Manco cassaforte di Fast and Furious 5. Siamo arrivati, devo dire che è molto bella questa casa con pianoforte, identico a mio, un copione, l'ho preso una settimana fa, lui ce l'ha da 4 anni, e lui è un copione. Questo è il gattino, ma tipo è piccolissimo, ma ha un pelo talmente folto, cioè folto, lungo, come non so cosa. E siamo in casa per rifornirci del nostro cibario. E qui è tutto. E ci rivediamo. Che sportello? Quello in fondo. Qua in fondo. È pieno di sportelli? Lì in fondo c'è il termosifone, quello è nato. Questo? Ma non è lo sportello. No, più in qui. Questo. Eccolo, vai. Che figata! Oddio! La Nutella! C'è la Nutella. Lo so. Rifornisciti. Ma quanta cazzo di roba c'hai? Un po' di cioccolata. Tra po'. Sono organizzato. Perfetto. Andiamo buono. Bene. Siamo usciti dall'abitacolo dopo che abbiamo fatto il rifornimento. E stiamo andando in chiusura a Terragnolo. Ci rivedremo quando siamo nel sentiero. Ragazzi, siamo qui nel sentiero, appena partiti, proprio chilometri e chilometri, però è veramente pendente, lo giuro. Io sono qualche strippo, sono abituato a fare in giù, però in bici. Ricco, quanto manca ancora? Guarda, tipo 200 metri di altezza. In linea d'area? Sì, di altezza. Sennò... Da 800 metri arriveremo a 900, ok. Bene, sì. Grazie. E l'altro bastone dove lo? Beh. Vabbè, adesso mi sento... Oddio, il re degli dèi. E ti cammina. Atto, una sgiva. Porca troia, se me lo metto una sgiva sulle spalle. Shhh. Non ho sentito un cazzo. Allora, cacchio di dico. Oddio, io testo bastone perché mezzo i coglioni. Eh? Io testo bastone, mi sto a 3 coglioni. Porca troia, che pendenza. Su. Ok. Ok. Ci rivedremo quando saremo tipo metà strada. Ecco. Ragazzi, abbiamo superato la parte più pendente. Non si vede un cazzo, insomma. I 200 metri. Il vostro youtuber. Compito in 5 metri. Altro che domani finiamo. Ma sì, ma c'è l'Enrico fa 200 metri in linea d'aria. Questo pezzo qua era talmente ripido, avremmo già fatto 200 metri in salita. Ragazzi,
Non so se si vede, ma sono Mizza. Non è vero un cazzo. È la mia idea, completamente bruciata. No, dai. No, niente, scherzavo. Hai proprio un casino di spine sulla destra. Le spine sul piede? Ah, sì. Il piede è pieno di spine perché c'è il calzino che mi arriva manco al tallone. Come cazzo si fa? Io vado nel bosco con le scarpe tipo quelle stive che ti arrivano a metà senza il, con i calzini che ti arrivano al tallone. Quindi, possiamo dire che siamo quasi a metà strada. Quasi a metà strada, capite? Porca troia. Eh già. Ci si rivede. Ragazzi, la mia idea è strada demolita, perché questa cazzo di strada è altissima, lunga. Ragazzi, la mia idea è più, è triplamente stra più demolita. Grazie, più demolita di prima, perché siamo neanche a metà. Invece la vedo, è lì sopra, ok? Qua siamo dentro una calchiera, no, come cazzo si chiama? Come? Una calchiera. Calchiera? Dove facevano la calce? Qua c'è cacao. C'è cacao. No dai, tipo. Non ho idea di cosa sia. Non lo so neanche l'Enrico. E che se non lo so io. E se non lo so lui. È una grande parola. Come dice. E ragazzi ci. Siamo così. Ok, ma siamo quasi arrivati. Ci rivediamo in cima. Eccoci qua arrivati, siamo alla chiesetta che vi dicevo, dietro di me alle mie spalle c'è Terragnolo, una piccola parte di Terragnolo, poi che è piazza addosso e si vede casa nostra. Si vede casa nostra. Poi da quella ci sono i Geroli, lì c'è tipo un discarica, là c'è la strada, arriva su. Premio della Vittoria. Ecco, là ci sono i scottini, beh vedi tanto. Non li vedi purtroppo. Il premio dell'arrivo è? Cioè? Buono White. Briciolato. No, sì, probabilmente. Di quei ruzzoloni. Beh, veramente bello. Era un secolo che non venivo qua sopra. Non sapete che cazzo c'è qua. C'è una roba troppo. Un poco. Ecco il mio Kinder Bueno. Scartalo, sì, lo so. Aspetta. Io sono residente in Trentino, perché noi siamo trentinesi a tutti gli effetti. Non finimela tutta, mi serve anche a me. Non ho bevuto soltanto 3/4. Avevo sete. Usare l'aggettivo soltanto per 3/4 di bottiglia, guardate. Tra l'altro ho detto ugettare l'aggettivo soltanto. Cosa? Ho detto uggettare l'aggettivo. Uggettare l'aggettivo. Bene ragazzi, potete notare quanto cazzo siamo alti. Burrone. Burrone. Se mi cade giù il cellulare sono felice perché fa cagare. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace e iscrivetevi al canale. E ciao, turu tutti.